In Italia c'è tanta demagogia sui giovani, tutti si riempiono la bocca con frasi del tipo facciamo largo ai giovani, diamo spazio ai giovani, ma tutto questo il più delle volte resta un mero esercizio di retorica. Ebbene, noi giovani giornalisti con le nostre capacità, con la nostra esperienza, perché nonostante siamo giovani abbiamo già tanta esperienza alle spalle, questi spazi ce li siamo presi da soli e abbiamo dato vita a questo grandissimo evento che è il Festival del Giornalismo Giovane, Youth Media Days. Una professione che è sempre meno da posto fisso, ma con un crollo assoluto dei praticantati ordinari, quelli fatti con l'assunzione secondo contratto, ed è sempre più una professione da freelance e sempre più una professione multimediale. Nonostante tutto la professione continua ad attrarre tantissimo, vediamo qui giovani stamattina si parla di precariato, c'è un impegno dell'ordine nazionale, dell'ordine regionale, di alcune assostampa, ma diciamo che bisogna lavorare di più. La professione, tutti gli enti, tutti gli organismi della professione devono essere uniti e bisogna fare diciamo, di più, perché in un momento di crisi del paese la nostra professione sta pagando un caro prezzo e chi lo sta pagando di più sono proprio i giovani. Ci sono in giro in questo paese, sovvenzionati da soldi pubblici, editori che si comportano come i famigerati caporali in agricoltura. È una vergogna alla quale la politica non riesce a porre freno. Cioè, c'è questa situazione di degrado, di sfruttamento dappertutto, dal ricco nord al più profondo sud rispetto alla Campania. I precari, è un altro errore che si commette, purtroppo non sono più giovani o giovanissimi, anch'io ho fatto il precario, allora si chiamava abusivato, ora si chiama precariato. Ci sono anche colleghi che hanno 40, 50 anni, anche in qualche caso di più. La situazione è devastante, noi speriamo di riuscire a trovare una risposta dalla politica che a parole fino ad ora sostiene di rendersi conto che di vergogna autentica si tratta, ma fatti ne stiamo vedendo veramente pochi. Se guardiamo i dati dell'osservatorio Ossigeno che è stato creato dall'Ordine della Federazione della Stampa, emerge che mai come in quest'ultimo anno, in questi ultimi 8 mesi e spiccioli, ci sono stati così tanti giornalisti minacciati in Italia. È un mondo, questo giornalismo, si vede dai primi passi che sto muovendo, abbastanza complicato, ci sono tanti interessi in gioco, però alla fine dovremo provarci, perché solo provandoci potremo sapere se un giorno ci riusciamo. Io sono molto curioso, quindi mi piace molto vedere cose nuove, conoscere persone nuove, capire i diversi punti di vista differenti dei miei, confrontarmi, questa è la cosa che più mi piace e insomma mi spinge ad andare avanti in questa cosa. Il nuovo giornalismo che voi rappresentate deve diventare una soglia per il futuro, non soltanto una modalità, come dire, alternativa, ma una modalità reale di fare informazione e fare giornalismo. Diffondere la notizia, quella vera, quindi ritornare un po' al giornalismo, il primo giornalismo che ritengo fosse anche il più vero, quindi sulle orme dei grandi come Siani, la Capacchione, eccetera. Quello che mi aspetto è di poter avere la possibilità di conoscere questo mondo più a fondo, di fare esperienza, diciamo di portare quella verità che magari non c'è, perché oggi il giornalismo comunque censura molte cose, e quindi sì, entrare, conoscere, spero un domani una professione. Ricordo che proprio un anno fa abbiamo presentato i risultati della nostra indagine e ecco il quale: 66% in Campania è precario, si divide tra abusivi collaboratori a progetto e stagisti, e il 23% non ha occupazione. È gente che poteva tranquillamente, è gente che ha scritto sul Corriere della Sera. Cioè, vi rendete conto della gravità, una professionalità spiacata? Come parla, ci vengono a parlare di generazione perduta, ma quale cazzo di perduto? Cioè, la generazione sta qua, non è perduto niente. Cioè, siamo carne viva, quindi non abbattiamoci. Però iniziamo a dire una serie di no. Il primo è a coloro i quali pensano di poter fare quello che vogliono con il nostro lavoro, con la nostra piccola professionalità, con le nostre pure speranze e sogni, a costo di zero. La dignità non vale l'euro. Grazie.
ma è chiaro, evidente a tutti che le vere inchieste, cioè i veri scoop, come diceva Piero Gargano, i veri reportage fanno i giornalisti precari, quelli che come te con la telecamera girano per le strade e sentono. E adesso non è un caso che a Napoli ci sono giornalisti minacciati dalla camorra che non sono mica i direttori dei giornali, sono i ragazzi che per strada vanno a raccontare le cose e sono quelli che sono sotto scorta. E Giancarlo era uno di quelli che cercava così di cominciare a fare il suo lavoro raccontando quello che vedeva, non stando seduto nel suo giornale ma camminando per strada, parlando con la gente e collegando i fatti che lui scriveva. Io ho fatto per tanti anni il magistrato, un mestiere anche abbastanza simile al giornalista. È importante avere giornalisti liberi come magistrati liberi ed è importante far consolidare i diritti all'interno del mondo dell'informazione. Io ho visto troppi giovani, ne ho conosciuti tanti, alcuni sono diventati anche amici miei, che scrivono pezzi per un euro rischiando la pelle, e poi si vede anche pezzi di casta all'interno dell'informazione come all'interno della magistratura, quindi non riesco ad immaginare questi mestieri se non in modo autonomo e indipendente, e quindi c'è bisogno secondo me di un'informazione più libera, più plurale e più indipendente del nostro paese. Di Siani ne ho conosciuti parecchi a Napoli, molti in Calabria, ragazzi che hanno scritto pezzi importanti pagati un euro. Si trovavano poi l'agnello sgozzato sotto casa, la macchina bruciata, minacce di morte da parte dell'Andrangheta, quindi questa non è l'informazione megafono di regime che ogni tanto pure attraversa il nostro paese, quindi è un tema che va accolto e va posto con molta forza e sono contento che lo si faccia a Napoli. Con rispetto per esempio alla mia generazione i problemi si sono moltiplicati, non c'è sicuramente dubbio, non era facile neanche allora, ai miei tempi, però forse è proprio la società di oggi, che non riguarda solo il settore del giornalismo, ma un po' tutto lo strato sociale che insomma, in cui è diventato veramente un terno all'otto, no? Come si dice, trovare un lavoro. Il rischio di manipolazione, se uno deve rispondere comincia a essere un po' più cauto, può non dire esattamente la verità, può sbagliare, ma certamente non può dire quello che vuole, insomma. Quindi proprio le primavere arabe hanno esasperato il grande problema del web. I primi filmati su YouTube che arrivavano da Bengasi, io appunto sono voluto andare perché non mi convincevano. A fronte della notizia di 1000 morti, nel filmato non c'era uno sparo, o sono 1000 morti di infarto, ma insomma chi ha un pizzico di mestiere li vedevo, si rivendevano i lampioni, le luci, la strada e non c'era uno sparo. Ci sono finanziamenti a testate inesistenti, cioè, ce n'è uno, un giornale in lingua slovena, però pubblicato a Trieste, per prendere i sovvenzionamenti, scritto in lingua slovena per gli sloveni, però prende i finanziamenti, ma hanno finanziamenti i giornali degli amanti delle farfalle, i cacciatori gentili, i nemici degli elefanti, cioè pazzesco. È chiaro che sono contributi di tipo assolutamente politico. Situazione soprattutto nelle province di Napoli e Caserta, Napoli città e provincia, Caserta città e provincia, è un bollettino di guerra. Noi purtroppo siamo diventati quest'anno la regione con più aggressioni, con maggiori aggressioni nei confronti dei giornalisti. La camorra in alcuni casi è addirittura andata nelle redazioni a minacciare i giornalisti. In un caso addirittura a Castellammare per il quotidiano Metropoli si sono andati edicola per edicola minacciando e intimando, perché quella mattina secondo i clan di Castellammare il giornale non doveva essere venduto perché riportava una certa notizia a loro non gradita. Di fare il giornalismo d'inchiesta a Napoli è ancora purtroppo difficile, però se partiamo sconfitti è la fine, dovremo soltanto andare. Invece dobbiamo cercare di resistere ed esistere anche in questa realtà che comunque ci appartiene.